Sono nato e cresciuto in questo quartiere, all'ombra delle ciminiere. A pochi, pochissimi metri dal mostro. Per anni questo quartiere è stato il mio mondo. Rientrando dalle gite in Piemonte, dall'autostrada, vedevo la sommità delle ciminiere fumanti e mi sentivo finalmente a casa. Crescendo, le cose sono cambiate. Un giorno, cercando notizie sulla mia città, ho incrociato il vero sguardo di quel mio ingombrante vicino di casa. Condotte, silos e vapori hanno assunto una diversa prospettiva. Il carbone è una sostanza pericolosissima. Proprio perché entrando nell'aria, eccetera, eccetera, viene respirato da tutti. E per cui le conseguenze possono essere gravi o minime, no? Però conseguenze ci sono sicuramente per tutti. C'è da dire che soprattutto negli anni precedenti l'aspetto mediatico è vissuto più sulla sensibilità e l'interesse di singoli giornalisti che su un interesse costante e corposo dal punto di vista dell'informazione e del mondo mediatico. Soprattutto anche perché per i primi, direi, 20 anni di attività della centrale di Vado Ligure a fare attività di denuncia o, come si dice in gergo, di controinformazione o a sollevare i problemi della compatibilità ambiente, territorio, lavoro, salute, è stato per anni un solo movimento che era il Moda. Incominciai a occuparmi di questo problema proprio perché cominciavano ad arrivare i problemi riguardanti la centrale Enel allora. Una centrale che fino allora era andata a olio combustibile e che volevano trasformare a carbone. Mi adoperai per far venire degli scienziati per vedere di fare una commissione che dal comune di Spotorno mi era stata richiesta. E la conclusione fu: per questa centrale in città, depotenziamento, la prima cosa, quindi ridurla alla metà. C'erano 4 gruppi, quindi solo 2 da 3 venti. E soprattutto andare a metano. Tra i vari misteri che stimolavano la mia immaginazione, uno su tutti risuonava insistentemente nella mia testa. Dalle mie parti, infatti, quando qualcuno si ammalava o moriva, era quasi sempre per colpa di un brutto male. Questa la spiegazione che rimbalzava da una finestra all'altra del quartiere, quasi a voler fare riferimento a una maledizione divina. Una confessione al massimo, sussurrata tra i denti, quando la vergogna si sostituisce al dolore. Allora, ho iniziato a occuparmi della questione Tirreno Power 4 anni fa, perché ci siamo accorti, affrontando varie tematiche, appunto questa era la tematica principale della città. Hanno presentato l'esposto, il magistrato ha visto la fondatezza di quello che veniva denunciato, ha commissionato un'indagine ad alcuni consulenti
questi consulenti hanno incrociato i dati di inquinamento del territorio legati a delle sostanze che sono sicuramente correlabili alla combustione del carbone, poi li hanno confrontati con dati epidemiologici per patologie, anche queste correlabili all'esposizione di quelle sostanze, e hanno visto che coincidevano. Questo è stato il lavoro che ha fatto la magistratura, e il lavoro di questa consulenza è stato tale che il GIP è arrivato a ordinare il sequestro di questi impianti, imponendo la chiusura dei gruppi a carbone e ponendo il rispetto di alcune prescrizioni per consentire l'eventuale riapertura. Noi ci siamo trovati a fare comunicati, a raccogliere cartelle cliniche, a raccogliere dati ambientali, sanitari, a fare esposti, diffide, e questo è stato confortante, è stato un aiuto enorme, ma è stato anche avvilente, perché ci siamo sostituiti a chi dovrebbe farlo per istituzione, diciamo, no? Non solo gli amministratori, ma anche gli organi di controllo. Con gli anni, la curiosità mi ha portato a conoscere cose oggi note alla maggior parte delle persone: che il carbone è pericoloso, che sprigiona radioattività. Questa città vive un'eterna rimozione, nessuno sembra sapere nulla. Intanto la gente continua ad andarsene per dei brutti mali, e il carbone continuava a bruciare. Però il dato di fatto è che per 40 anni l'azienda ha prodotto e, noi sosteniamo, ha anche inquinato, senza che venisse effettuato nessun controllo di tipo pubblico. Però non c'è solamente il disastro, c'è anche la responsabilità nei confronti proprio delle persone e del territorio. Giustamente prima Maurizio ricordava che nella Londra dei primi del Novecento non si poteva più bruciare il carbone in casa. Ma io vi dico questo: nemmeno qua si può bruciare il carbone a casa, è vietato, non potete avere una sconfitta a carbone, perché inquina talmente tanto che la legge lo vieta. In questa centrale venivano bruciati 5.000 tonnellate al giorno di carbone. Da quel che si evince, l'industria, per esempio nella Valle di Vado, dove c'è un agglomerato di industrie, ma penso alla Stoppani, penso a altre industrie, zone industriali, sono incompatibili con la salute dei cittadini, chi vive lì si ammala. È pensabile tornare davvero al carro e all'asino? Non abbiamo bisogno di produrre maggiore energia, e sicuramente non in questo modo così antico. Quando sono usciti dei dati ambientali veramente gravi, gravissimi, c'è stata proprio la classica consegna del silenzio, cioè non venivano proprio commentate da nessuno, da organi medici, organi di controllo, da partiti politici, da associazioni. E i dati erano di estrema gravità, spesso questi dati vedevano Savona come la città più inquinata in assoluto. Mi sembra di cogliere che non ci sia una, se non una condivisione, un'attenzione particolare su questo lavoro. Forse perché la centrale di Vado, a differenza di come potevano essere la Stoppani o l'ACNA, dal punto di vista della visibilità oggettiva del danno sul territorio e sulle persone, nonostante i dati che sono emersi dalle perizie della Procura, è meno evidente, per assurdo. Perché se una commissione di altissimo livello è venuta qui e vi ha detto: questa è una centrale in città, ma non ci voleva tanto per capirlo, che bastava passare da Vado e si capisce dove finisce questa centrale, cioè in mezzo alle case, che oltretutto aumentano anche, cioè nel senso che il sistema urbanistico era oltretutto ipertrofizzato, definiamolo così. Su Vado sono fumi e altre cose, in teoria è un nemico che, cioè vedi due ciminiere, ma un nemico, tra virgolette, che non vedi, no? E quindi è più difficile forse anche farlo capire. C'è una ragione di fondo: a Vado non c'è più la percezione del pericolo. Cioè è 40 anni che ci sono le ciminiere e quindi non si percepisce che danno reale comportano la combustione del carbone. In altre città dove hanno provato adesso a proporre centrale a carbone c'è stata proprio una sollevazione popolare. Inconcepibile. Andate per il momento a metano e poi incominciamo a promuovere un pochino il risparmio energetico e le fonti alternative. Io sono convinto che di lavoro ne troverete di più. Oggi la centrale è chiusa, a seguito di un'ordinanza giudiziaria.
L'accusa è disastro ambientale, ma la sorte delle persone che vivono qui non sembra cambiata molto. È una guerra tra poveri, quella che si è scatenata tra chi la fabbrica la vive e chi la subisce. Quello che ha vissuto la mia città non è unico nel suo genere. Solo in Italia ci sono altre 12 centrali a carbone.